Allora, ciao a tutti amici di YouTube, volevo, perché questo video non è un doppiaggio comico, è solo una spiegazione, ecco, molto amichevole, molto tranquilla. Alcuni amici hanno detto che i nostri doppiaggi sono divertenti, però tanti peccano di non essere in sincrono. Io dico una cosa, non sono in sincrono perché li facciamo alla prima. E perché diamo più valore all'idea. È vero che il gioco del doppiaggio in realtà è riuscire a tenere il sincrono, è importantissimo questo, ovvio. Però alcuni poi dentro al canale vi sono fatti bene, sono perfettamente in sincrono. Quindi noi continuiamo, però voglio ribadire che tanti sono fatti veramente la prima e con pochissimo editing, molto poco, quindi alla prima, quindi vanno prese un po' così, in modo un po' goliardico, senza pretese. Se girate nel canale qualcuno di ben fatto c'è ed è perfettamente in sincrono. Specialmente nella prima ondata, prima che perdessimo tutti i video l'anno scorso, non mi ricordo, per un guaio tecnico, un errore. E alcuni avrebbero già avuto un discreto successo, tra virgolette. È vero, che il sincrono è importante, questo lo ribadisco e continuo a dire. Cercheremo di migliorarci, quello è sicuro. Poi, se qualcuno volesse vedere qualche lavoro un pochino più, diciamo, impegnativo, all'interno del canale ci sono 4-5 premiatissimi corti, ma grazie a Dio a livello alto, perché sono stati fatica e quindi proprio in festival molto importanti, molto molto importanti. L'ultimo è Max, che narra la storia di un giocatore d'azzardo in poco tempo, e quello ha preso parecchi festival importanti a livello nazionale e internazionale, e soprattutto la 25esima ora sulla 7, la televisione. Poi abbiamo la bella novità, altra marea di festival, che racconta le storie di Don Mimmo, mafia e potere, ma mafia generale, non la mafia del meridione. Infatti si giocano tutti i dialetti, quindi la mafia può essere tante cose, come il potere, quello cattivo. Il suo continuo è l'oro di Saltaginestra, che è stato un po' la nostra croce delizia perché non ha avuto riscontro, è stato reputato troppo lezioso. Abbiamo trovato un buon finanziatore, un buon impresario, un buon finanziatore, produttore, e purtroppo però siamo andati un po' troppo oltre. Però è da vedere, l'oro di Saltaginestra è sempre sulla saga di Don Mimmo. Nel canale vi sono anche le simpatiche candid camera genovesi, che tutto sommato sono originali, sono state le prime candid girate a Genova. Guardatele perché sono carine. Vi sono molti spot pubblicitari sul sociale, vi è un po' di tutto. La bottega continua, abbiamo con noi Daniele Battelli, che è un nuovo attore, che è entrato con noi, molto simpatico, molto giovane, e contiamo di avere una donna, che vi sono due o tre nomi nella rosa, una è Teresa, poi vedremo se potremo potenziare anche il personale femminile della bottega. Quindi è un puro divertimento, vi vogliamo bene, spero che un po' ci apprezziate, un pochino, poi se volete criticare, criticate, non c'è problema. Noi continuiamo il nostro lavoro, sperando di strappare un sorriso, che non è facile, e sarebbe già la vera ricompensa. Grazie a tutti. È vero, il sincrono è importantissimo, il sincrono è importante, lo cureremo di più, sarà curato e ci batteremo per avere un buon sincrono. Ciao, vi vogliamo bene.